Io ho fatto un io sono andato da Santoro e ho detto due cose. Attenzione, io sono da Santoro per fare una trasmissione e io andai da Santoro il giorno in cui ci furono i funerali di Enzo Biagi e andai da Santoro perché la trasmissione era dedicata a Enzo Biagi, il partigiano Enzo Biagi. Questa è la ragione per cui io sono andato da Santoro. Lo dico, dopo qualche settimana lui fece una seconda puntata dedicata alla televisione e io fui invitato e io non ci sono andato perché io faccio un altro mestiere, io faccio il dirigente della RAI, non faccio l'opinionista in televisione, cioè io non sono il mio amico Marco Travaglio, eccetera, io sono uno che fa un'altra cosa. E rivendico il mio mestiere dietro alle quinte, casomai quello del pilota, quello che dirige, quello che tiene la cloche in mano, come direbbe quello il Ferrari della situazione. E lì io dissi due cose. La prima dissi, io sono convinto che Agostino Saccà è diventato direttore generale e per diventare direttore generale ha fatto una promessa che è quella dell'eliminazione non di Enzo Biagi ma l'eliminazione del fatto, e questa è la prima cosa. E la seconda cosa è quella che ho detto a voi prima, cioè era appena stato approvato il piano editoriale della RAI, il piano industriale della RAI, e allora io dissi così, dissi guarda Michele adesso fammi fare un discorso da dirigente perché poi io è quello che sono. Io penso che questo piano industriale sia un piano industriale molto valido, anzi voglio esagerare, lo trovo straordinario, avevo esagerato ma era per dare enfasi poi al discorso che facevo successivamente. Ma se questi direttori sono quelli che dovranno eseguire e mettere in atto quel piano industriale, non ci siamo perché quelli hanno fatto il loro tempo. Ecco, questa è stata l'altra frase che ha dato molto fastidio, per cui hanno aperto nei miei confronti un procedimento disciplinare. Come andrà a finire? Non lo so. È il quarto, quindi non è la prima volta... Però io dico, siccome non sono io che devo dire che so fare il mio mestiere, ma sono i programmi che io ho fatto che determinano il fatto che io sia un buon professionista della televisione, una cosa però la rivendico, è quello che dicevo prima, cioè la libertà di poter esprimere. Nella nostra Costituzione c'è l'articolo 21, liberi di, e io devo avere la possibilità di dire quello che penso. E quindi non ci sarà un procedimento disciplinare che mi impedisce di dire quello che penso, per cui io vado avanti per la mia strada e loro facciano quello che ritengono opportuno, chi se ne frega. A proposito di articolo 21, c'è anche questa associazione che ha un sito internet, aveva lanciato anche un appello, quante firme hai ricevuto di adesioni? Non lo so, sono migliaia, ma quelle che non ho ricevuto, perché se andiamo a vedere le firme che ho ricevuto, e quella è la cosa che mi ha colpito, ma ho trovato firme di studenti, di pensionati, di operai, di gente comune che ha dato solidarietà, e ho trovato pochissime firme di colleghi addetti ai lavori, eccetera, cioè amici, colleghi che mi hanno telefonato dicendo qualsiasi cosa, se tu hai bisogno io ci sono, però non hanno firmato. Allora, e quello è stato il grande problema dell'editto bulgaro, il grande problema che tra virgolette qualche coscienza di nostri colleghi si porta, che sta nella coscienza di questi colleghi, cioè noi abbiamo avuto la solidarietà da parte di tantissima gente, cioè della gente che per noi conta, ma non quella dei colleghi, non c'è stato uno sciopero. Ribaltate la frittata, se un giornalista come Enzo Biagi
fosse stato mandato via da un giornale o da una televisione americana, il giorno dopo si sarebbe bloccato tutto il mondo dei media. Tutto il mondo dei media sarebbe andato in piazza. Quello di destra, quello dei repubblicani, quello dei democratici, eccetera, eccetera. Per un semplice motivo: perché Enzo Biagi in America sarebbe stato difeso da tutti? Per un semplice motivo: perché nessuno di noi avrebbe voluto che poi un domani la stessa cosa sarebbe accaduta a lui o a noi. In Italia no. C'è stata la solidarietà degli amici, ma non dei colleghi. Questo è un problema molto serio. Io e Santoro, poco tempo fa, subito dopo la trasmissione, ci siamo trovati a discutere con peraltro un amico, che allora era segretario dell'USIGRAI, oggi è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Roberto Natale, e si diceva proprio questo, cioè non c'è stato uno sciopero di solidarietà. E sapete come ha risposto Natale? Noi lo sciopero non l'abbiamo fatto, perché non sapevamo se... Cioè lo sciopero per farlo deve funzionare. Ma se tu fai sciopero e sono in 10 della redazione che scioperano e gli altri 30 lavorano, il telegiornale va in onda lo stesso, chi se ne frega. E quindi mediaticamente non passa nulla. Questa è la realtà del nostro paese. Cioè non c'è stata una difesa, pensate alla manifestazione di San Giovanni a Roma, è stata una cosa stupenda e meravigliosa, hai capito? Però era la gente che arrivava da tutta Italia, poi c'erano degli amici, c'erano dei colleghi che erano anche amici, ma non c'era la maggior parte dei lavoratori dell'azienda. Questo è molto grave. Soprattutto perché poi si parlava di Enzo Biagi, capito? Ecco, che voglio dire, Enzo Biagi non è mai stato un rivoluzionario estremista di sinistra, capisci? È sempre stata una persona moderata, lui si è sempre definito un socialista nenniano. E l'unica tessera che ha avuto in tasca è stata quella del Partito d'Azione. E quello che lui raccontava e ricordava è che il periodo che riviveva nella sua memoria con maggior orgoglio erano stati 14 mesi che lui aveva fatto il partigiano, e anche da partigiano era riuscito a fare un giornale. Mentre faceva il partigiano aveva fatto un giornale che si chiamava Patrioti, hai capito? Cioè questo è quello che noi ci portiamo dietro. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Hai parlato di Riotta. Riotta ha detto che in Rai, rispetto a quando c'era stato Biagi, direttore del TG1, era migliorata la situazione, perché lì aveva già durato di più rispetto a Biagi, perché Biagi fu, penso, non so se comunque se ne andò da direttore del TG1 dopo non so quanti mesi, e Riotta aveva già superato quella soglia lì. Cosa pensi di Gianni Riotta? Cosa penso di Gianni Riotta è un discorso. Su questa cosa gli ha risposto molto bene Travaglio, che ha detto che è una stronzata. Anche perché Enzo Biagi ha fatto il direttore del telegiornale nel 1960-61. L'entrata nasceva il centro-sinistra, cioè erano altri tempi, erano altre. Cioè Enzo Biagi, quando ha fatto il direttore del telegiornale, è stato veramente un rivoluzionario. Ha cominciato a parlare del Partito Comunista, aveva portato insomma giornalisti come Bocca a fare l'editorialista, cioè aveva, come dire, tagliato i ponti con la politica. Non ci dimentichiamo che la storia della RAI nasce, cioè la RAI è una società che nasce dalla massoneria e dalla destra estrema. Cioè, quindi c'ha radici profonde, come dire, nella,
in un certo tipo, chiamiamola così, di società. Cioè, lui è stato veramente un rivoluzionario. Lui, quando si parla delle telecamere che arrivano nelle piazze, noi ci ricordiamo di Samarcanda, ma non è mica vero. Samarcanda ha fatto di Santoro, è stata importantissima. Ma Enzo Biagi, pensate, nel 1961, Enzo Biagi che fonda il primo rotocalco televisivo che si chiama RT e porta le telecamere esattamente dove? A Corleone, nel paese della mafia. Cioè, e dove va? Manda un suo giornalista che è Gianni Bisiak e va e portano le telecamere fuori dal cimitero di Corleone per raccontare la storia delle famiglie, delle persone che entravano e uscivano dal cimitero. 1961. Cioè, c'è un racconto di Biagi che è straordinario. Un sottosegretario lo chiama e gli dice: lei, direttore, deve mandare le telecamere al paese X perché io faccio l'inaugurazione della cosa Y. Enzo Biagi dice: va bene, io mando le telecamere e faccio l'inaugurazione, però lei si deve anche confessare. E lì finisce il rapporto tra Biagi e la politica. Cioè, a proposito, tu hai citato Riotta, ecco, io invece ti rispondo citandoti Enzo Biagi. Io conosco molto bene Gianni Riotta e lo considero un buon giornalista di carta stampata. La televisione è un'altra cosa. E poi il TG1 è una macchina molto complessa, è una macchina che ha bruciato nel giro di un mese anche uno come navigato come Gad Lerner. Vi ricordate la storia sul servizio sulla pedofilia, eccetera, eccetera. È una macchina molto complessa, anche perché il direttore è molto importante, ma sono molto importanti poi i capi redattori, perché un direttore non può controllare 20 edizioni di un telegiornale, no? Ci deve essere una squadra, e quando un direttore diventa direttore, non è che cambia. Il TG1 ha 150 giornalisti, non è che lui ha la possibilità di cambiarne 75, ma neanche 50. Se ne cambia nell'arco di 6-7 mesi una decina è tanto, hai capito? E quindi quei giornalisti poi erano gli stessi che facevano il telegiornale con Mimoun, hai capito? Ecco. Infatti noi non ci siamo accorti da Difei. E infatti qualcuno dice, poi a questo ricordami che ti racconto un particolare a questo proposito, riferito a Riotta Biagi. E allora, Biagi è uno che in tutta la sua vita si è fatto dare dalla politica del lei, non del tu. È uno che non è mai andato da nessuna parte. Gianni Riotta, dopo poco che era direttore del telegiornale, c'era la festa di compleanno, adesso non mi ricordo di chi. Ah, di una giornalista del TG1, una bionda che una volta conduceva il telegiornale dalla mezzasera della notte, eccetera, eccetera. Che il gossip diceva che, insomma, negli anni passati c'era stata una relazione con un famoso personaggio, un certo Matarrese, presidente della Lega oggi e compagnia bella, in area Alleanza Nazionale, perché tutti noi in Rai siamo in area di qualche cosa, mai della professionalità, in area di qualche cosa. E lui è andato alla festa. E a un certo punto è arrivato Berlusconi a questa festa, no? E c'era anche Fini, e lui era seduto tra Fini e Berlusconi. Ecco, Biagi non avrebbe mai fatto una cosa di questo genere, questo ve lo posso garantire, non l'avrebbe fatto allora direttore del TG1 e non l'avrebbe fatto neanche quando a 80 anni poteva permettersi questo ed altro. E quindi c'è una bella differenza, capito? Cioè, lui dice che non ha mai ricevuto, Biagi racconta, che non ha mai ricevuto una telefonata da parte di qualche segretario.
ci rompeva un pochino le scatole, perché c'era un caporedattore che era molto legato allora ai socialdemocratici, quindi a Sargat. Chi rompeva le scatole era Sargat, che voleva delle cose, e infatti il più grande nemico di Biagi è stato Sargat, perché Biagi, lui chiedeva e Biagi non dava. Il grande potente, i potenti allora della Democrazia Cristiana erano Moro e Fanfani. Fanfani, poi allora la RAI era in mano a Fanfani, quindi Fanfani, centrosinistra, eccetera, eccetera, e Fanfani è stato quello che ha detto sì, Biagi, ok, può venire a lavorare in RAI, no? Perché era con Bernabei, uomo suo, era il capo poi della RAI, ed era in ottimissimi rapporti. In grandissimi rapporti era con Moro. Tu pensa che all'epoca Biagi con la famiglia, con le bimbe piccole, eccetera, eccetera, ogni tanto alla domenica andavano a Fiumicino con la famiglia Moro a mangiare il pesce. E quindi passavano la giornata insieme. Moro non gli ha mai chiesto una cosa. Allora era il segretario della Democrazia Cristiana, Moro, e non è che fosse... Ecco, quindi il livello sta nei giornalisti molto alto, ma anche nella politica e nei politici, insomma. Quelli di oggi sono imparagonabili con quelli di allora e anche con quelli che noi nel passato abbiamo molto, ma molto criticato e che oggi un pochino rimpiangiamo, un pochino rimpiangiamo. Sul discorso di Riotta ti racconto questo. Come è diventato direttore del telegiornale Riotta, stai registrando? No, è finita la cassetta, vai. No, volevo fare soltanto questa. Però siccome tu sei su YouTube. No, ma non ti preoccupare. No, volevo soltanto fare, siccome tu hai fatto questo paragone appunto di tra Riotta e solo lui. Sì, sì, e Biagi. Io dico soltanto che io a un certo punto ricevetti una telefonata dove qualcuno mi chiese di dare una mano a Riotta, di portare Enzo Biagi in onda al TG1, perché come tu avevi detto allora, cioè, il pubblico non trovava, come dire, non riscontrava differenze tra il telegiornale di Riotta e il telegiornale di Mimun. E quindi noi facemmo questa cosa. Devo dirti che Riotta fu molto bravo, perché fece il primo titolo, Enzo Biagi ritorna al TG1. Il telegiornale fu un servizio di 3 minuti fatto da Davide Sassoli, un'intervista a Biagi. Il telegiornale fece il 34% e con Biagi in onda il picco arrivò al 39%. Perché poi in questi anni... chiudo il discorso di Riotta dicendo, poi tu devi dare a un giornalista anche il tempo, come dire, di fare il telegiornale, proprio perché non hai la possibilità di portarti la tua squadra, no? Con te, eccetera. Biagi è stato 5 anni senza andare in televisione. Le poche volte che è andato in televisione, lui è andato da Fazio. È andato da Fazio, che è un caro amico, si è trovato molto bene da Fazio, però tenete presente che è andato da Fazio, ma anche perché c'era uno che era responsabile di quella trasmissione, che ero io. Quindi io e Fabio davamo quelle garanzie a Biagi che gli altri non potevano dare. Biagi viene in qualche maniera mandato via dalla televisione, ma tutti i programmi hanno tentato di aver Biagi come ospite. Anche Batti Ribatti, cioè Battista, quando fece Batti Ribatti, il programma che, come dire, clone del Fatto, cioè la prima cosa che fece, tentò di portare la prima puntata a Enzo Biagi. Ma tutte le prime serate di Rai 1, cominciando da Fiorello, finendo a Morandi, Celentano, eccetera, eccetera, hanno tentato di avere Biagi ospite, per un semplice motivo, che Biagi portava ascolto. Infatti, Che tempo che fa
ebbe una svolta nel momento in cui, con due personaggi, Enzo Biagi e Bill Gates, questi due personaggi aprirono le porte, come dire, agli ospiti, cioè nel senso che allora, siccome Fabio Fazio era vissuto un po' come il conduttore di quelli che è il calcio, no? Quello che bisognava con lui cazzeggiare, eccetera, eccetera, beh, insomma, se due personaggi così vanno da Fabio Fazio, allora forse ci possiamo andare anche noi. Poi con quelle due presenze gli ascolti aumentarono e poi adesso, cioè, dobbiamo star lì a tenere fuori la gente perché tutti vogliono venire a che tempo che fa, eccetera, insomma. Sì, possiamo lasciare la parola al pubblico. Non è una provocazione perché non è il mio mestiere, ma è vero che il Sun c'è un avversario. Sì, certo. Fede? Sì. Beh. È verissimo. Ma Biagi non conosceva Fede. Non ci aveva parlato, credo, un paio di volte al telefono. Però quando lui è diventato direttore del telegiornale, attenzione, allora il telegiornale era fatto da, come dire, da 20 giornalisti ed era, allora era il telegiornale uno sproloquio dei vari politici, no? Che andavano lì e parlavano per mezz'ora, insomma. Lui ha inventato, portato fuori le telecamere, ha cominciato a fare certi servizi, ci sono stati alcuni servizi fatti da Biagi che hanno fatto veramente assolutamente scalpore. Ne cito uno, quando Don Zeno, che era un prete che era stato scomunicato, eccetera, eccetera. Don Zeno è quello che inventa Nomadelfia, è quello che fa diventare, prende i bambini abbandonati, eccetera, e crea le famiglie, insomma. Un personaggio straordinario. Biagi dice: io ho conosciuto nella mia vita tre grandi rivoluzionari, e guarda caso erano tutti tre preti, Don Zeno, Don Milani e Don Mazzolari. E lui, quando Don Zeno fa messa la prima volta, cioè quindi viene riabilitato, lui ci fa il pezzo sopra, ed è uno scandalo, perché era stato, ma non bisognava parlarne, e lui aprì il telegiornale con Don Zeno, quindi lui, anche Biagi era proprio un... E guardando tutta, come dire, tutti i giornalisti appunto che lavoravano con, al telegiornale, eccetera, e trovò che c'era questo corrispondente che lavorava già da un paio d'anni da Torino, cioè dal Piemonte, eccetera, sottopagato e compagnia bella. Allora lui disse, chiamò il direttore generale e disse: allora, o lo assumete oppure smettetelo di farlo lavorare, perché questo non è la condizione per un giovane, eccetera, eccetera. Allora ha deciso di assumerlo, e quindi lui, ma devo dire che è sempre stato molto riconoscente a Biagi di questo. E anche nel periodo in cui, e questo è vero, nel periodo in cui c'è stato l'editto bulgaro, devo dire che Fede disse a Biagi: guarda che se vuoi venire nel mio telegiornale, posto c'è, ci sarà sempre per te. Poi io faccio un distinguo, cioè tanto la risposta lui la sapeva, no? Che non ci sarebbe mai andato, no? Perché Berlusconi lo fa cacciare via da una parte, non è possibile che poi lo prenda dall'altra, ovviamente, no? Ma lì c'è tutta una storia dietro, cioè io credo che una corte a un personaggio come Berlusconi, come Biagi, fatta da Berlusconi, Berlusconi non abbia mai fatto nessuno. C'è un racconto molto, molto divertente, che non dimentichiamoci che che Berlusconi, quando allora Fininvest aveva messo in piedi le tre reti, appunto, aveva costruito una squadra di giornalisti straordinaria. Il responsabile dell'informazione alla Fininvest era Guglielmo Zucconi, il papà di Vittorio Zucconi. Poi
Guglielmo Zucconi è qui dalle vostre parti, modenese, no? Ecco, quindi non molto distante, anzi dalle nostre parti, io poi sono bolognese. Quindi. Lavorava a Rigolevi, lavorava Montanelli, lavorava Giorgio Bocca, gli mancava Enzo Biagi. E in una cena con Berlusconi, l'ennesima, poi, perché poi all'inizio c'è stato tra Biagi e Berlusconi c'è stato un buon rapporto, conflittuale, molto dialettico, ma un buon rapporto. La prima intervista in assoluta fatta da Berlusconi, Berlusconi la fa con Enzo Biagi, 1986. In quell'intervista, a un certo punto, ma molto molto interessante, a un certo punto Biagi dice a Berlusconi: certo che se lei avesse anche una puntina di tette farebbe l'annunciatrice. Questa, che, tra l'altro, questa è una battuta che poi sì, sì, che Berlusconi se la fa da sola, che viene anche, la leggete anche nelle enciclopedie, no, questa cosa. E allora che cosa succede? Succede che in quella cena, a un certo punto, con il solito fare, come dire, molto fine, Berlusconi tira fuori il libretto degli assegni, strappa un assegno, lo firma e in bianco lo dà a Biagi. A questa cena c'era anche la moglie di Biagi. A un certo punto Biagi prende l'assegno, lo guarda e poi io la vedo anche la cosa, un po' attore, no? Quindi andando così a temporeggiare, eccetera, eccetera, e lo allunga, lo restituisce al mittente e dice a Berlusconi: sa, cavaliere, i soldi o sono troppi o sono troppo pochi. Lei capisce che uno ci deve anche pensare. Allora Berlusconi si gira verso la moglie e dice: sa che io ho fatto più corte a suo marito che alle ragazze? Allora la moglie di Biagi dice a Berlusconi: evidentemente lei non era il suo tipo. E lì finisce il rapporto professionale con Berlusconi, finisce il rapporto, non era mai iniziato il rapporto. Tenete presente che Biagi diventa un contratto in esclusiva con la RAI poco prima di quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, cioè lui era uno che aveva dei contratti con la RAI, al di là della sua storia, appunto, che era stato direttore del telegiornale, eccetera, aveva dei contratti finalizzati ai programmi che faceva. Dopodiché, una volta fatto il suo programma, con l'avvento delle televisioni private, eccetera, lui era un autore Mondadori. Ogni tanto lavorava per Rete 4, che era una televisione di Mondadori. Berlusconi non c'entrava ancora niente con Mondadori. Quindi quando Berlusconi acquista Rete 4 da Mondadori, pensa anche di acquistare, come dire, un rapporto professionale con Biagi. E Biagi, che devo dire l'ha sempre vista molto lunga, non solo non va a lavorare con la Mondadori, ma subito dopo non va a lavorare con Berlusconi, ma subito dopo lascia anche la Mondadori e va alla Rizzoli. Quindi non ha neanche avuto il problema poi quando Berlusconi, diciamo così, acquista la Mondadori e di uscire, come fece Giorgio Bocca, che dopo qualche anno di lavoro con la Mondadori disse: io non posso scrivere per la Mondadori e contemporaneamente scrivo per Repubblica e sparo addosso al proprietario della Mondadori, questo qui deontologicamente non è possibile, e per cui abbandona la Mondadori. Certo, Giorgio Bocca, anche lui è uno scrittore che poi, come uscito dalla Mondadori, tracchete, è andata alla Feltrinelli, quindi voglio dire, ci aveva mercato. Però pensate, questi grandi vecchi, no? Il D'Alema non ha mercato, deve, ecco, fare, esatto. No, c'è, cioè, D'Alema, poi non so chi altri del centro-sinistra che scrivono. Vabbè, forse anche Bertinotti, non lo so. No, forse no, non lo so. Non lo so. Io, beh, ma sai, intanto la Mondadori è la più grande casa editrice italiana, no? Ma pensate che io l'altro giorno ho letto, ve lo ricordate il No Global Casarini? Sì. Ma voi sapete che ha scritto un libro Casarini? E sapete perché ha pubblicato il libro?
per la Mondadori. In un'intervista al Corriere della Sera mi ha detto: ma scusi, lei che contro Berlusconi? Ah vabbè, ma insomma la Mondadori è un'altra cosa, io non ho mica a che fare con Berlusconi, ha detto. Ma complimenti. Complimenti. Ma speriamo che abbia smesso con qualunque casa editrice. No. Non lo so. Io vorrei fare una domanda molto semplice. Si è parlato all'inizio, lei ha parlato all'inizio dell'importanza della pubblicità per il finanziamento della RAI, e quindi ero per la vita della RAI. Di sapere qual è il rapporto a proposito delle entrate tra appunto della pubblicità e invece quello che viene dagli abbonamenti. E l'altra considerazione che si ricollega un po', se ho ben capito, insomma, a quello che diceva prima il ragazzo, no? Cioè secondo me oggi noi siamo di fronte, sì, per un verso c'è carenza di buona informazione di massa, diciamo, ma poi siamo di fronte anche tanta informazione, come posso dire, di cose che non, relative a cose che non vanno nella politica, eccetera. Relativamente a questa caduta, a questa corruzione in certo senso della nostra società, penso ai libri di Travaglio, penso non so, al libro di Stella sulla casta, penso non so, al libro, adesso non ricordo, di Gomez e altri sul. Sulle mafie. I politici prestati alla mafia. Barbacetto, Gomez. Esatto, ecco. Il suo adesso, insomma, sulla RAI, eccetera. Quindi c'è anche molta informazione su ciò che non va. E credo che sia un po' spontaneo e allora chiedersi, ma che fare? Cioè, siamo di fronte a un mondo della politica che sembra come inceppato, insomma, che non dà risposte a chi vorrebbe che le cose andassero meglio, e quindi capisco, insomma, che ci si chieda ma che cosa possiamo fare, ecco. Non so se lei ha qualche suggerimento, insomma, cioè basta semplicemente essere informati, nel momento in cui siamo informati basta questo, sì, abbiamo un voto, nel momento in cui andiamo a votare è una cosa molto importante, presto lo dovremo usare questo diritto, ma è sufficiente? Partiamo dalla, insomma, sull'informazione, cioè, oggi una notizia non rimane nascosta, nel senso che se non viene data dai giornali, se non viene data dai telegiornali, la trovi su internet, la trovi. C'è, come dire, quello che una volta noi usavamo come termine, che oggi è bruttissimo, la cosiddetta controinformazione, no? Questo noi la troviamo e la notizia non la si può nascondere, in sostanza. Però è la diffusione della notizia, perché cioè un libro di Travaglio, che è uno scrittore di successo, vende 80, 90, 100 mila copie, però i giornali vendono 6 milioni di copie al giorno, che non è una grande cosa, perché noi vendavamo 6 milioni di giornali al giorno anche nel dopoguerra, quindi dal dopoguerra a oggi, da questo punto di vista non è cambiato assolutamente. È per questo che i telegiornali sono così importanti, perché quando tu hai un telegiornale che tutte le sere ti parla a 8 milioni di telespettatori, e sto parlando di un telegiornale, e che nell'arco della giornata ha raggiunto oltre 20 milioni di telespettatori, quando noi andiamo a determinare un pensiero, quando noi andiamo a parlare della politica, quando Mannheimer parla degli indecisi, no? La televisione riesce a spostare un certo numero di indecisi, cioè informare a ridosso del voto, e non a caso, cioè Berlusconi non è un matto, cioè Berlusconi è un signore che sa benissimo il potere delle televisioni, non a caso ne ha tre e poi dopo altre due e mezzo,
attraverso, come dire, la gestione del governo, eccetera, eccetera. Non a caso fa una legge dove toglie la proprietà della RAI dal Parlamento. Vi ricordate che con la legge Mammì erano i presidenti di Camera e di Senato che andavano a nominare il consiglio di amministrazione della RAI. Oggi è il governo che nomina i consiglieri di amministrazione, è la commissione parlamentare di vigilanza che nomina parte dei consiglieri di amministrazione. Perché questo? Dico il governo perché la maggioranza all'interno della commissione parlamentare è rappresentativa di chi governa. Addirittura il presidente e uno dei consiglieri di amministrazione vengono nominati dal ministro, dal Ministero dell'Economia, cioè quindi dal Parlamento si è passati al governo, quindi dal bene comune al bene unico in sostanza. È tutto lì il discorso, è che tu attraverso la televisione, e sottolineo la televisione, riesci a spostare il cosiddetto indeciso e hai la possibilità, Prodi aveva un margine molto ampio, poi grazie alla sua grande capacità di comunicare in televisione durante soprattutto l'ultimo confronto e sull'uso che Berlusconi ha fatto di tutti i programmi televisivi, io nel mio ufficio ho un'agenzia che scrive, il titolo è Mazzetti, due punti, no a Berlusconi. Cioè, che tempo che fa è stata l'unica trasmissione che non ha avuto ospite in campagna elettorale Berlusconi. Ma io non ero contro Berlusconi, perché Berlusconi, cioè aver Berlusconi come prima uscita poteva essere anche interessante da un punto di vista comunicativo, ma avere Berlusconi perché decideva lui di andare ospite a Che Tempo Che Fa e quando voleva venire ospite a Che Tempo Che Fa era inaccettabile. Io adesso forse sto un po' divagando rispetto alla sua domanda, però è degenerato tutto. Cioè io dico sempre a Fabio Fazio, guarda, quando vengono i politici, ricordati una cosa, tu non devi stare un minuto solo col politico. Con te ci sto io, o qualche d'un altro, nel caso io non ci sia. Perché se il politico a tu per tu ti dice di cosa parliamo nell'intervista, e tu dici, beh, parliamo di questo, parliamo di quest'altro, ovviamente ci sarà una domanda sui suoi problemi giudiziari. Ma no, Fazio, sempre sui miei problemi giudiziari. Ma poi la gente è stanca, guardi, glielo chiedo proprio da un punto di vista personale, non mi faccia quella domanda, è difficile andare in onda e fare quella domanda, anche perché i politici oggi sono abituati, politici di destra, politici di sinistra, politici di centro, non dimenticatevi quell'intercettazione telefonica su Vespa, che parlando con Sottile, no, era l'intercettazione telefonica su Sottile, che parlava al telefono con Vespa, e Vespa cercava di convincere Sottile, portavoce di Fini, ad andare ospite a Porta a Porta. E lui gli dice, stai tranquillo che gli facciamo un vestitino fatto su misura. Io ho scritto nel mio libro, ma non è un fatto di sarto, ma lui ha una sartoria, perché i vestitini fatti su misura, li ha fatti a tutti, i vestitini su misura. E soprattutto l'altra cosa che è l'antitesi del giornalismo, è dare le domande a chi poi tu vai a intervistare. Questo una volta si faceva solo con un Presidente della Repubblica, perché era protocollo. Il Presidente della Repubblica, non sto parlando soltanto del Presidente della Repubblica italiana, anche all'estero, il protocollo prevede che il giornalista consegna le domande e deve attenersi a quelle domande. Una volta Berlusconi disse, Biagi mi dica che domande mi farà, ma scusi Presidente, io posso anche dirgli le domande, ma poi lei mi dà delle risposte e quelle risposte mi fanno venire in mente delle altre domande.
cioè quello che noi chiamiamo la seconda domanda o la terza domanda. Questo nel nostro paese, con un certo tipo di informazione e di politica, si è dimenticato di fare. Questa è la cosa grave. Questa è la cosa. Poi non mi ricordo la prima domanda che lei aveva fatto. Ecco, questo allora è praticamente, per quanto riguarda la gestione, le entrate della RAI, 50% gli abbonamenti e 50% la pubblicità. Però sugli abbonamenti noi dobbiamo spiegare una cosa che spesso non è capito e non è saputa. Cioè oggi voi, noi non paghiamo l'abbonamento alla RAI, perché io dico, io non guardo mai la RAI. Io pago Sky, per cui io guardo Sky e quindi io non pago la RAI, no? Perché noi chiamiamo ancora quello, il canone, come abbonamento alla RAI, invece è una tassa di possesso sul televisore. È un'imposta, esatto, è un'imposta, per cui noi la dobbiamo pagare anche se guardiamo soltanto Mediaset. E questo, che poi dopo quella cifra per il 75% vada alla RAI per il discorso del servizio pubblico, eccetera, e se noi andiamo a leggere, come dire, la legge Gasparri, che io riporto integralmente sul mio libro, loro trasformano quello che noi dicevamo, il contratto di servizio pubblico, lo trasforma in pubblico servizio. Ma qual era l'obiettivo della legge Gasparri? Era arrivare a un certo punto dove si doveva dimostrare che pubblico servizio, qual è secondo voi, come dire, il servizio per eccellenza che determina il servizio pubblico? Qual è un programma cosiddetto di servizio, secondo voi? Esatto, il telegiornale e l'informazione. Allora, perché io che sono la 7, o io che sono il TG5, sono Mediaset, che ho i telegiornali regolarmente dati da una legge che regolamentò questo, cioè la legge Mammì del 1990, anch'io non ho diritto di avere una quota parte del pubblico servizio, perché io faccio pubblico servizio. Questo era il vero obiettivo, l'obiettivo indiretto che aveva Berlusconi con la legge Gasparri. Il primo obiettivo, vabbè, quello del, come dire, praticamente il monopolio sulla pubblicità, facendo uscire dal tetto pubblicitario la cosiddetta telepromozione, che la maggior, in assoluto è la maggior rendita pubblicitaria. Cioè la RAI con la telepromozione sta nel tetto pubblicitario, invece le televisioni private questo no. Per cui io posso avere in una fascia oraria, la legge mi dice che non deve superare il 20% della programmazione, eccetera, eccetera, io ho il 20% di pubblicità, più ci piazza un altro 20% di telepromozione, ma quello, che sono tanti soldi che mi entrano dentro, non vanno a coprire. Però sono soldi che escono dal mercato. Vi ricordate Rai 8 di Sabina Guzzanti, quando fece quel servizio con Berlusconi al governo? Quanti soldi vennero tolti dalla Rai e dai giornali ed entrarono a Mediaset da un punto di vista pubblicitario? E tutto il giochino è lì. Cioè Berlusconi fa gli affari suoi, politica, non c'entra niente. Lui pensa a fare gli affari suoi delle sue aziende. Questo è un signore che disse a Biagi: caro Biagi, sono costretto a scendere in campo perché sennò mi fanno fallire. Ed era vero. Lui aveva 3.500 miliardi di debiti e lui aveva saputo che le banche, attraverso il Ministero del Tesoro, eccetera, eccetera, gli avrebbero
detto di rientrare entro un certo periodo, per cui lui aveva di fronte il fallimento. Andate a vedere l'attivo delle sue aziende oggi. E qui è sempre il discorso economia da una parte e politica dall'altra. Una cosa mi ha fatto piacere in questi anche ultimi anni, no? Quando si parlava di problemi, di politica e di cose, io la buttavo sempre con l'informazione, ho detto, bisogna vedere da che pulpito viene questa informazione, da dove bisogna vedere il fatto che discutiamo le sue fonti. Io, e a volte spiegando alcune cose, mi ha fatto piacere questo, dicevo, ma insomma, immaginati un interlocutore, la telefonata tra Biagi e Berlusconi. Tra Sacca e Berlusconi? Tra Sacca e Berlusconi, scusi. Immaginati quante cose sono successe che noi non sappiamo. Certo. Ecco, per poi, dov'è che voglio arrivare a dire? La domanda è questa, come riusciamo a salvarci? Come riusciamo a salvarci? Guardi, poi anche il suo intervento ha già dato tante risposte. Come riusciamo a salvarci se noi tutti, entrando in un locale pubblico, su 30 locali che passiamo, 29 hanno la televisione accesa su un programma di Mediaset? Perché il fatto, secondo me, dell'informazione è vero, ma è più subdolo. Lei giustamente l'ha riportato, il fatto che la cultura, la manipolazione avviene tramite anche la fiction, avviene tanti tipi di trasmissioni, dei tipi, diciamo, di trasmissioni che inducono a pensare in un certo modo. Cioè, il discorso adesso, diciamo, dell'immondizia, parliamo di immondizie, il discorso della pubblicità, che è un mondo bello che non ci appartiene, oppure che non è la realtà, che, diciamo, che fa vedere alle persone, la famosa frase diciamo, di Chiambretti, gli albanesi sono venuti perché hanno visto il TG1, riporta questo. Per cui, diciamo, io sono preoccupato, sono molto preoccupato, molto, molto demoralizzato, perché, cioè, è questo il fatto. Ci sono le persone che non riescono, diciamo, a reagire, a informarsi, perché io purtroppo, cioè, non, anche se è vero che oggi c'è internet, oggi sì, c'è, ma tutto, non è a dimensione generale, non c'è la dimensione, sì. E poi il discorso elezioni, cioè lì è sparita dal coso, diciamo, le ultime elezioni, quelle che ci sono state, diciamo, è stato De Aglio l'altra sera, con Diario ne ha parlato ancora di questo fatto, però insomma, io quello che mi auguro, e qui concludo, di riuscire a sapere, avere tempo utile nella mia vita per sapere come era finita nel 2006. Ma lì De Aglio aveva dato anche la risposta, però, perché il conteggio, lei si riferiva ai brogli, no? Ecco, allora ci sono due relazioni fatte dalle due commissioni, cioè la commissione del Senato e la commissione della Camera, che sono commissioni, come dire, bipartisan, dove dentro c'è destra, c'è sinistra, c'è centro, ci sono tutti, dove dicono che noi non possiamo più fare il riconteggio dei voti, eccetera, perché alcune procure, in particolare alcune del Bergamasco, hanno subito l'alluvione. Per cui, siccome i voti erano in cantina, si sono alluvionati e non sono più leggibili, per cui non possono essere ricontati. E si parla di 600.000 voti. Punto. Quindi su quello noi non sapremo mai. Però una cosa noi l'abbiamo saputa, e l'abbiamo saputa noi di che tempo che fa, che l'aria dentro l'azienda era cambiata dopo qualche giorno che era caduto il governo Prodi. Lei ha visto quella trasmissione ed era il 26 di gennaio ed era il giorno prima del giorno della memoria, e quella trasmissione fu dedicata al giorno della memoria. Infatti De Aglio, nella prima parte e nella seconda parte, Venezia, questo scrittore che ha fatto questo libro che vi consiglio, straordinario, inquietante
eccetera, che raccontava appunto la vita nei campi di concentramento. E quindi noi quella trasmissione l'abbiamo dedicata. Che cosa è successo lo stesso giorno? Il consigliere di amministrazione Petroni, il famoso consigliere contestato, mandato via, poi dopo riammesso, eccetera, eccetera, ha fatto una lettera al direttore generale e a tutti i consiglieri di amministrazione denunciando, come dire, la provocazione della nostra trasmissione, che riportava ancora una volta ospite De Aglio, falso, prima volta che De Aglio veniva a Che Tempo Che Fa, affrontando il discorso dei brogli elettorali, e quindi denunciava il fatto che De Aglio non era stato, come dire, controbilanciato da un parere opposto. Allora io ho detto, siccome De Aglio, che ha parlato per 10-12 minuti e per su 12 minuti 11 minuti sono stati dedicati alla Shoah e al giorno della memoria, io ho detto che noi ci rifiutiamo di portare in trasmissione un gerarca nazista, perché controbilanciare quell'intervista voleva dire portare un gerarca nazista. Ecco, allora però adesso, al di là delle battute, questo ci ha fatto capire come i tempi sono già cambiati. Ecco. Sul resto che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare intanto parlare tra di noi, intanto parlare tutte le volte che abbiamo occasione di poter intavolare un discorso con un collega di lavoro, con qualcuno, partecipare attivamente a quello che viene fatto e che verrà fatto in questi giorni, eccetera. Far sentire il parere di noi cittadini, questo è quello che possiamo fare. Pretendere regole dai nostri politici, pretendere regole. Noi, il centro-sinistra ha governato 7 anni e non è riuscita a risolvere il conflitto di interessi. È possibile? Allora, qui c'è della malafede anche. Voi avrete la possibilità di incontrare Veltri, che ho visto nel vostro programma, eccetera. L'incontro con Veltri sarà molto interessante se, oltre così alla presentazione del suo libro, eccetera, parlerete del conflitto di interessi, perché lui è un esperto perché il conflitto di interessi non è soltanto il conflitto. Noi citiamo Berlusconi perché Berlusconi è macroscopico, ma il conflitto di interessi è, noi ne abbiamo, l'abbiamo, ci scontriamo quotidianamente quando andiamo in banca, dappertutto c'è il conflitto di interessi. Quello che noi possiamo fare da cittadini liberi è pretendere delle regole. E intanto con un voto. Ma infatti, ma è per questo. Sì, sì. Io sono. Lei mi fa piacere che lei sia ottimista. Io devo dire che io spero che in questi. Io incontro tanta gente in questi giorni, eccetera, e devo dire soprattutto, come dire, da persone che insomma non giovani. E spessissimo sento fare questo discorso, cioè io non vado a votare. E questo, mia mamma, che è una signora che ha 86 anni e che ha vissuto per votare finora, cioè io non insistere, non portarmi più a votare, perché io non ci vado più a votare. Allora, se mia mamma dice questo, con tutto quello che ha fatto negli anni passati, eccetera, eccetera, e allora noi dobbiamo intanto convincere la gente a votare, perché io dico, il governo Prodi sarà stato, come dire, non sarà stato un buon governo, ma condizionato, ma insomma io preferisco avere, e io l'ho molto criticato il governo Prodi, pur essendo amico personale di Romano Prodi, eccetera, l'ho molto criticato, ma non ho dubbi,
io non, è imparagonabile il governo Prodi col governo Berlusconi, eh? Ragazzi, se Berlusconi torna al governo, cioè rimarrà a comandare questo paese finché vita, finché avrà vita, eh? Secondo me è immortale Berlusconi, eh? Cioè... questa, voglio dire, è un'anomalia generalizzata, perché la cosa più triste credo che sia quella di vedere ancora una volta lo stesso Vito Cassini, Berlusconi da una parte e dall'altra parte gli stessi personaggi, insomma. Quindi questa incapacità di rinnovamento della classe politica, insomma, cioè, effetti, come si spiega, insomma, è il giorno della marmotta. Eh sì, è come... Guardi, io le cito il mio esempio personale. Io sono stato per 2 anni uno dei 7 segretari nazionali dei movimenti e ho toccato con mano quanto è forte la politica, quanto sono forti i partiti e quanto è debole la carne umana. Noi dovevamo fare la rivoluzione. Vi ricordate Nanni Moretti quando andò in piazza Navona, eccetera eccetera? Ecco, uno dei 7 segretari nazionali era Moretti, e io mi ricordo che quando noi facevamo le riunioni lui non veniva e mandava la segretaria che prendeva appunti. Questo è già, credo di aver già detto, eccetera. Quando ci fu la riunione tra la rete dei movimenti e i partiti di centrosinistra, quindi andò una rappresentanza nostra e una rappresentanza dei politici del centrosinistra. Io non ero in questa rappresentanza e non c'ero per problemi di lavoro, non per ragioni eccetera. Quello che più mi rappresentava era il povero Paolo Silo Slabini. Straordinario, da questo punto di vista straordinario, un lottatore, un rivoluzionario, cioè pensiamo un uomo moderato come Silo Slabini rispetto ai nostri politici era un rivoluzionario, era Che Guevara. E io gli dissi: guarda Paolo, stai attento, perché la politica, eravamo a ridosso delle elezioni europee, stai attento perché vedrai che il gioco è quello di la grande piovra, no? Cioè la medusa che ti ammaglia, ti affascina, ti attira, eccetera. E insomma ci fu la riunione, come dire, non secondo alcuni non andò male, Passo Pardi, eccetera, eccetera, Paul Ginsburg. Alcuni di noi si candidarono nei partiti. E quello fu l'inizio della fine, cioè quindi mettere davanti, come dire, la propria persona rispetto alle idee della comunità, eccetera. Allora io, quando seppi che Pardi e altri avevano accettato di farsi candidare, io feci un pezzo per l'Unità e dissi: è la fine del movimento. Il titolo che io avevo chiesto era La fine del movimento. Mi chiamò Padellaro e mi disse: guarda che io non te lo pubblico questo pezzo, ma è fuori dal mondo. Ma dai, c'è stato, come dire, c'è stata l'unione tra la società civile e i partiti del centro-sinistra. Io ho detto: guarda che non è così. Morale della favola, il pezzo non fu pubblicato, il pezzo fu pubblicato in internet, articolo 21, eccetera eccetera. Silo Slabini, dopo un po' di tempo, avevi perfettamente ragione. Cioè, la grande medusa aveva ammagliato e aveva spaccato. Allora, qual è? Che cosa? Cioè, il nuovo può venire fuori, non c'è niente da fare. Il nuovo può venire fuori solo dalla società civile. Ma quella società civile che non ha come obiettivo se stessa, ma ha il bene comune. Allora io dico, io ho un sogno, no? In una società, probabilmente non è il vostro sogno, però quando noi avremo personaggi come Gino Strada, che va a fare il ministro della sanità, e al posto, e al ministro, al ministero,
della solidarietà abbiamo, non so, Don Ciotti, e allora forse qualche cosa nel nostro paese cambierà. Ma finché noi avremo i giovani Veltroni, i giovani D'Alema, i giovani Pinco Pallino, eccetera, le cose saranno sempre così. Lo dico anche se tra questi ci sono degli amici. Però io personalmente cito Previti, io personalmente non faccio prigionieri, nel senso che noi abbiamo deciso e abbiamo messo online su Articolo 21 una proposta, perché quella riguarda il nostro settore, io parlo delle comunicazioni, quindi parlo dell'informazione, eccetera, eccetera. Io abbiamo messo online una proposta che mettiamo a disposizione, come dire, dei partiti del centro-sinistra. Non ha importanza se Partito Democratico piuttosto che Rifondazione, eccetera, eccetera. Noi staremo dalla parte di chi prenderà questa nostra, prenderà in carico questo nostro manifesto. Io non voglio far distinguo, io voglio soltanto ragionare sulle proposte, io voglio ragionare sulle cose da fare. E se io non sono un grigliano, un grillino, però una cosa l'ha detta e io la condivido, che nel prossimo Parlamento io non posso ragionare per Berlusconi e non posso ragionare per Fini piuttosto che Casini, perché purtroppo non è una legge, ma io chiedo al centro-sinistra che politici, che personaggi che sono stati inquisiti, che sono stati condannati e che sono in attesa di giudizio, noi non li dobbiamo presentare, almeno questo lo dobbiamo fare. Allora, bene, c'erano altre... L'ultima, perché dopo... Anche perché devo andare a Milano. Sui media, da cui emerge che il popolo italiano è un popolo triste, abbacchiato, preoccupato, intristito dalle vicende. Allora io mi chiedo, siccome lei fa un capo struttura della Rai, ma è mai possibile che quando uno accende il televisore e sente il telegiornale sia una ventata di cronaca nera, di disgrazie? Abbiamo parlato della Frandoni, l'abbiamo vivisezionata, nel senso che tutte le volte c'è stato un periodo per dei mesi che la Frandoni ci colpiva, ci turbava attraverso... È stato più... Adesso ci sono quelli di, c'è il processo di Erba e tutte le sere, a me non interessa assolutamente nulla del processo di Erba, ecco, ma tutte le sere il servizio pubblico ci sbatte in prima pagina di Erba. Non si dice nulla di cose...